In campo maschile non possiamo concludere senza parlare di Adolfo Consolini, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi e di tutto lo sport mondiale. Rare quest'anno le sue apparizioni sui campi di gara. Il 7 maggio aveva lanciato a 1,49,66 e a luglio, in questa riunione in notturna, è secondo dietro Sart con 1,48,11. Proprio deciso, Adolfo, il ritiro dalle competizioni? Certamente quest'anno è stato proprio l'anno di dare l'addio allo sport, dato le mie precauzioni di lavoro e anche lamentele della moglie e della famiglia, perché è da molto tempo che continuavano a dire di smetterla. Rimpianti, Adolfo? Io certamente che rimpiango molto dopo tanti anni di questa mia carriera all'estero e da tutte le parti del mondo, il quale mi ha gradito solamente di dolci dei ricordi, certamente tutte queste mie coppe, medaglie e ricordi. Ti resta anche la simpatia e l'ammirazione di tutti gli sportivi, Adolfo. Per anni, dal tormentato periodo della ricostruzione e della rinascita a ieri, sei stato una bandiera dello sport nazionale, con i Coppi, Bartali, Boniperti. E l'affetto di tutti coloro che amano lo sport non è che la contropartita, ci sia lecito questo termine da contabili, per la lunga serie di vittorie che hai colto in tutti gli stadi, e più ancora per l'esempio che hai sempre dato a giovani ed anziani di serietà e di dedizione all'atletica, alla maglia azzurra.